Euro Regione News. Cipolla rossa, zucca e Cavasso Nuovo in festa. Il fine settimana dal 4 al 6 ottobre a Cavasso Nuovo ci sarà la festa d'autunno con tantissimi motivi per una gita. Domenica la possibilità di viaggiare da Udine a bordo di un treno storico che parte alle 9.27 per raggiungere Cavasso Nuovo e rientrare a Udine con arrivo alle 19.25. Quello che potremo trovare in questi giorni di festa ce lo racconta la presidente dell'associazione produttori di cipolla rossa di Cavasso Nuovo, Michela Spigolon. Il 1 ottobre festeggiamo la festa patronale San Remigio e durante il weekend, questo fine settimana, a partire da venerdì fino a domenica, tutto il paese è in festa. Partiamo dal venerdì 4, la sera ci sarà l'apertura degli stand enogastronomici e della musica. Sabato 5 ottobre iniziamo con l'inaugurazione di alcune mostre, tra cui la mostra del modellismo, e apriremo il chiosco enogastronomico della Proloco, dove troveremo tutti i prodotti friulani a base di zucca e di cipolla rossa di Cavasso. La serata è dedicata sempre alla musica per i giovani. Domenica invece sarà la giornata più importante, avremo anche qui l'apertura del mercato enogastronomico e di artigianato tipico. Lungo tutte le vie del paese ci saranno gli stand dove potremo acquistare e degustare ogni tipo di prodotto. Saranno presenti anche tutti i presidi Slow Food e ovviamente i produttori di cipolla saranno in piazza con i loro stand dove potremo acquistare le trecce. Il programma continua con un convegno, seguirà la proiezione in anteprima, la presentazione del documentario Cipolla Rossa di Cavasso Nuovo tra storia, tradizione e gusto. Questo sarà presso la sala polifunzionale in piazza Plebiscito. Continuiamo poi con la possibilità di visitare il Museo dell'Immigrazione, la mostra Sogni di latte e di cartone presso il Palazzo del Municipio, la mostra Le quattro stagioni della Valcellina. Continuiamo poi con l'arrivo del treno storico da Udine, sarà una tappa finale a Cavasso Nuovo, tutti i partecipanti ovviamente potranno vederlo arrivare, le persone del treno avranno la possibilità anche loro di partecipare alla nostra festa. Euro Regione News.